caso, ricorriamo sempre, giornalmente, bussiamo giornalmente alla porta del provveditorato regionale che giornalmente cerca di aiutarci con storie di personale proveniente da altri istituti della regione. Questo ed altri problemi che attanagliano l'istituto dello stretto non potranno mai, comunque, in nessun caso, precludere quello che è il raggiungimento, precludere il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi riconducibili alla mission di istituto di pena. Quindi, primo, garantire che un soggetto che abbia contratto un debito con la giustizia sconti la pena mantenendo in quel periodo più felice della sua vita la dignità di uomo, e poi agevolare il reinserimento sociale dei detenuti attraverso quello del cosiddetto trattamento rieducativo, rivolto quest'ultimo ovviamente per la presunzione di innocenza fino a quando non interviene una sentenza definitiva di condanna, solo nei confronti dei detenuti aventi la posizione giuridica di definitiva. Anche i detenuti imputati ovviamente possono beneficiare del trattamento penitenziario qualora ne facciano espressa richiesta. Gli elementi attraverso i quali si esplica il trattamento penitenziario all'interno di un istituto di pena sono diversi e ciascuno di essi va ovviamente modellato con riferimento alle varie realtà detentive presenti nella struttura. E fra questi la scuola, la formazione, la religione, i contatti con la famiglia e il lavoro hanno un ruolo sicuramente fondamentale. Circa 240 ristretti, quindi quasi il 60% della popolazione detenuta maschile e femminile nella carcere materiale di Messina, è di fatti complessivamente impegnata o sarà prossimamente impegnata in attività scolastiche, lavorative, intramurarie e soprattutto in attività formative. Circa 80 sono i soggetti impegnati in attività scolastiche, che hanno corsi di scuola elementare, media, corsi di scuola superiore. Circa 40 sono i detenuti ammessi a svolgere attività lavorativa inframuraria regolarmente retribuita. E grazie poi al Fondo Sociale Europeo, nei prossimi giorni avranno concreto avvio ben 3 progetti. La bussola, sapere i sapori, e solo donne, non donne sole, che verranno realizzati in favore dei soggetti ristretti dell'Istituto Peloritano e non solo, diversi corsi, tra i quali quello per pochi editor, quello per impaginatore grafico e quello per sarto professionale. Il numero di detenuti e di detenute che complessivamente sarà impegnato in attività formative grazie ai fondi sociali europei oscilla intorno alle 130 unità. Questo costituisce innegabilmente un grandissimo risultato per la casa circondariale di Messina, ma soprattutto per i suoi operatori e per coloro i quali stanno approfondendo il massimo impegno per garantire la fattiva realizzazione dei progetti che rispetto a tanti altri prima realizzati presentano un carattere particolarmente innovativo. Difatti, con grande onestà intellettuale, mi sento di affermare che l'attività formativa fino all'altro ieri riusciva a garantire solo il raggiungimento di 3 obiettivi. Primo, ridurre i tempi di permanenza in camera detentiva del detenuto. Secondo, rilasciare loro un attestato finale. Terzo, garantire un reddito decente. A questi obiettivi, seppur importanti, fortunatamente ormai da qualche tempo, grazie alla nuova impostazione data all'attività di formazione professionale, se ne sta aggiungendo un altro di fondamentale importanza: agevolare in modo concreto il reinserimento sociale dei detenuti, insegnando loro non solo un mestiere che sia in sintonia con le mutevoli esigenze del mercato del lavoro, ma anche e soprattutto trasmettendo loro il modo di poterlo spendere fattivamente sul mercato, conoscendo e quindi rispettandole, rispettando ben semplice regole.